Le sfide organizzative per Michelangelo Buonarriva non finiscono mai, siamo reduci da ormai quasi 2 mesi da una Coppa del Mondo di danza paralimpica davvero di grande successo. L'11 settembre la Federazione Italiana Danza Sportiva con il Comitato Ligure e le sue società sarà protagonista alla Sciorba in occasione dello Sportability Day, una bellissima vetrina, una bellissima opportunità per promuovere la danza paralimpica che è qualcosa di straordinario. Assolutamente sì, dopo la Coppa del Mondo della Danza in Carrozzina abbiamo appena da poco finito i campionati italiani del settore paralimpico, i nostri atleti sono rientrati nelle rispettive società, si stanno ora giustamente meritato riposo, riprenderanno gli allenamenti dopo il 20 agosto e per l'11 settembre saranno tutti pronti qui a vostra disposizione per farvi provare questo mondo spettacolare della danza sportiva per disabili, per i ragazzi paralimpici. Ricordiamoci le tante eccellenze che abbiamo potuto ammirare in occasione della Coppa del Mondo, in Forza World Dance Liguria, Semplicemente Danza, Adamo Bailar, saremo felici di riabbracciarli proprio qui in questa giornata e loro saranno portatori di questa passione per la danza che cercheranno di trasmettere ad altri ragazzi e ad altre ragazze disabili. Assolutamente sì, avremo questi meravigliosi atleti delle società che hai appena menzionato e che hanno partecipato alla Coppa del Mondo di danza in carrozzina, la Wheelchair Dance Sport, e che voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano, che purtroppo è l'unica disabilità che ha uno sbocco a livello internazionale con i campionati europei e i campionati mondiali. Però avremo anche, ci saranno atleti paralimpici per altre disabilità, quali i DIR, le difficoltà fisico-motorie e via discorrendo. Quindi spazio per tutti.